Qua. Ciao, io ci schiaccio la macchina adesso. Buona Pasquetta a tutti. Stiamo partendo per un'escursione senza macchina, senza pullman, senza moto, senza bicicletta, in città, a piedi, da casa. Da casa, esatto. Andiamo. Vedrete che posti incredibili, forse tra i posti meno conosciuti della città, stupendi. Seguiteci, ve lo consiglio. Noi siamo venuti a piedi, siamo al cavalcavia di Via Carrara e da qui cominceremo a salire poi verso Apparizione. E naturalmente chi è a Genova può venire qui con l'autobus, basta prendere il 17 o 16 e da qui si parte. Si prende il bivio di Via del Chiapparo. Eccoci qui, la salita verso Apparizione è un po' ripida, passa tutta in mezzo alle casette in stile genovese, ligure, e andiamo verso il cimitero di Apparizione. Eccoci arrivati ad Apparizione. Qui si può venire anche con l'autobus o con la macchina, sconsiglio nei giorni festivi. Guardate il panorama pazzesco sul mare. Lu, che dici? Questa è la fermata. Fa vedere il numero. Apparizione cimitero, ci arriva 87 88 687. Attraversiamo la piazza e saliamo per via Crocetta di Apparizione. Il sentiero che faremo è Premanico Pomà ed è caratterizzato da un simbolo di un pallino rosso con una righetta. Adesso Luciano la cerca. Eccola qui. Ecco, questo è il segno che ci piloterà fino a Pomà. Pomà. Premanico, sì, e poi Pomà. Via Premanico. E poi decideremo se fare l'anello da una parte o dall'altra, vedrete. Una decina di minuti di salita si incontra via Canneto di Apparizione. Qui c'è anche l'acqua potabile e noi non proseguiamo di qua, ma giriamo qui, vedete, in questa strada dove c'è di nuovo il nostro segno del sentiero. Se fossimo andati diritti, saremmo arrivati fino al Sorriso. È vero, un'altra gita bellissima. Bellissima. Guardate la nostra magnifica città dall'alto. Sì, è veramente bella. Ieri sera c'era la trasmissione sui borghi d'Italia. Io credo che l'Italia sia il paese più bello del mondo. È vero, lo è. Seguendo sempre il nostro simbolo, adesso la strada, andiamo sempre verso ovest, quindi verso ponente, e la strada diventa un sentiero. A parte che qui c'è una fioritura bellissima. C'è anche un cane che si è arrabbiato. Stavamo riflettendo di come praticamente quando siamo partiti poco più di mezz'ora fa, sì, un po' di più, però guardate dove siamo, cioè praticamente allora là si vede la città ancora e di qua abbiamo svalicato e vediamo anche la linea dei forti Ratti e Richelieu. Questo è Richelieu, il Ratti, e noi proseguiamo da questa parte. Il sentiero qui comincia ad addentrarsi nel bosco. C'è più fresco perché la salita è stata bella calda. Qui si incontra una sorgente permanente, bellissima. Siamo arrivati al famoso quadrivio, dove qui c'è un oratorio antichissimo risalente all'anno 1000, si chiama Oratorio di San Terenziano. È bellissimo, noi siamo in Valle Sturla, perché poi la valle è caratterizzata dal torrente Sturla che sfocia a Sturla in città. Ci sono anche i cipressi e qua arrivano anche le macchine. Scendiamo verso Pomà. Camminando si inizia a vedere Bavari là sullo sfondo e questo qui è il campo di San Desiderio, il campo di calcio. Incontri con alberi secolari.
piccolo guado con Ponticello che Attila non lo passa perché c'è la griglia. Ti prendiamo in braccio, vai. Vieni. Guardate che meraviglia. Attila, sei contento? Eccoci quasi a Pomà, salendo per questa strada e lassù c'è il Monte Fascio, vedete le antenne, è il monte che sta dietro casa nostra e con questa passeggiata lo abbiamo circumnavigato, non so come si dice, ci siamo passati da eravamo davanti verso il mare, adesso siamo dietro, giusto? Bravo. Ehi! Che verso di fare? Ma non fa più pio gallo. Eccoci in questo posto incantato, Pomà, la chiesa di Sant'Alberto. O forestiero che arrivi fin qua, tu forse non sai che questo è Pomà, un posto incantato. Chi lo ama lo sa. E poi leggete tutto. Beh, è Pasquetta e c'è tanta gente. Ci siamo anche noi. Prima cosa bevo. Anche Attila ha sete, vero Attila? C'hai sete? Ma ti faccio bene, eh? Da Pomà noi rientriamo su Premani e vabbè, si può fare anche al contrario, chiaramente l'anello. Questi sono dei seccherecci. C'è il maggio ciondolo già fiorito e laggiù Pomà. Volevamo mangiare qualcosa lì ma c'era troppa confusione, ci siamo messi in cammino e vediamo se troviamo un praticello. Guardate qua la zona di insoglio dei cinghiali. Si vede benissimo l'impronta dello zoccolo. Luciano brontola perché ha fame. Però qua si è aperto, vedete, si vede già di nuovo il mare laggiù. Sono 2:30. Vabbè dai, ma fermati anche se non è bellissimo. Abbiamo mangiato su questa roccia, però noi intravediamo tutte le montagne là dietro e ci siamo rifocillati. Finalmente qualcosa... Non mi dà niente da mangiare, non mi paga e non mi dà da mangiare. Ho portato la frittatina fatta con il risotto avanzato con zucchine e asparagi che ho messo sul blog. Tutto riciclo. Noi tutto riciclo. Lungo il sentiero si trovano queste strutture che sono i seccherecci delle castagne. Guardate che bello. Si vede benissimo. Io adoro l'architettura rurale, veramente spettacolare. Siamo a due passi dalla città. Ecco la Briano con la cubia quella lì, la cubia che va giù, foglie, siamo nella foresta amazzonica, adesso stiamo cercando di uscire, piano piano. Ecco, qui abbiamo svalicato, abbiamo lasciato la Valle Sturla dall'altra parte e siamo nella valletta che dà verso Quarto, verso il mare. Siamo quasi ad Apparizione. Ho guardato prima il contachilometri, abbiamo fatto quasi 14 chilometri, ma ne abbiamo ancora un po' per arrivare a Apparizione e se vogliamo a casa al massimo prendiamo 2-3 fermate di autobus. A piedi! A piedi, a piedi, va bene. Eccoci di nuovo ad Apparizione. Un po' più stanchi di stamattina. Abbiamo fatto 15 chilometri, adesso ne abbiamo ancora 2,5 per arrivare a casa. Però chi volesse fare questa escursione può partire qui da Apparizione, arrivano gli autobus, può anche arrivare a San Desiderio, prendere l'autobus, quindi fare solo l'andata e non anche il ritorno. Può anche fare un giro circolare che taglia prima, ci sono varie opzioni. C'è un pezzo del sentiero da fare un po' di attenzione nel bosco. Per dirla con la nostra politica in cucina, c'è un menù per tutti i gusti. Esatto, una gita per diciamo non prendere la macchina nei giorni festivi è bella. Eccola, c'è il mare. Ciao ciao. Ciao. Grazie, ciao ciao.